Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Funimation, Toy Animation, Fuji TV e Akira Toriyama. Supportate i prodotti originali. Quello che vorrei è trasformare te in Super Saiyan, Super Saiyan. Quello che vorrei è di poter vedere un Super Saiyan. Quello che vorrei è trasformare te in Super Saiyan, Super Saiyan. Quello che vorrei è di poter vedere un Super Saiyan. So che sarà grandioso poter vedere mio figlio coi capelli biondi, e sarà travolgente la tua forza latente, perché sei almeno mezzo Saiyan. Continua ad allenarti, credi a me, libera il potere che si cela in te. Sta aspettando che diventi anche tu un Super Saiyan, Super Saiyan. Quello che vorrei è trasformare te in Super Saiyan. Disintegrerò il tuo pianeta! Ciao, figliolo! Mi stavi guardando mentre dormivo? Sì, come un Papa Falco. Non voglio perdere il momento in cui diventerai un Super Saiyan. Cavolo, ormai siamo qui dentro da quasi 3 mesi e tu pensi ancora che io possa farcela? Oh, ma certo! Se non ce la fai, il mondo sarà spacciato! Dai, forse no! Qualcosa mi inventerei! Tu non stare in ansia, cerca di dormire piuttosto! Sì, ok. Perché domani ti farò diventare un Super Saiyan! Ciao! No, guarda, punta assolutamente su Krillin. Pensala come vuoi, ma io dico che la sua storia parla per lui. Io lo conosco da più tempo di te. Certo, alle volte può essere... Insomma, è uno sfigato totale. Ma quando c'è bisogno di lui, è il primo a farsi avanti. Vegeta, al contrario... Scusate, di che state parlando voi due? Stiamo scommettendo su chi manderà tutto a puttane. Vedi, lui dice che sarà Krillin, mentre io punto tutto su Vegeta. Dai, voglio scommettere anch'io. D'accordo, Vegeta oppure Krillin? Entrambi. Wow. Cavolo. Vi ricordo che faccio parte del gruppo da più tempo di voi. Però se dovessi decidere chi farà casino per primo... Ok, Krillin, datti un po' di contegno. Lei è proprio lì. Guardala, è come... un angelo meccanico. E tutto quello che devo fare è premere questo pulsante e guardarla esplodere, disintegrarsi. Qui un po' di capelli biondi, là i suoi occhi azzurri. Insomma, tutto qui. Magari non sentirà neanche il dolore, non si renderà conto dell'accaduto e la sua vita avrà fine in un istante, per mano mia. E niente sfere del drago per resuscitarla una volta che sarà morto Cell. Oh, avanti, Krillin! Sii forte per un secondo della tua insulsa vita e premi quello stupido pulsante! Se non lo farai, tutti i tuoi amici e tutti i tuoi cari moriranno, compresa lei! Sta zitto, ragazzo! Bene, vai pure avanti. Ti ringrazio. Devi sapere, mio caro principe... Non esagerare. Devi sapere, Vegeta, che questa è solo la mia seconda forma. Attualmente sono semi-perfetto. Ma come puoi essere semi-perfetto? Scusa, o sei perfetto o non sei me. Non esistono vie di mezzo. Sto dicendo che ho raggiunto questa forma assorbendo mio fratello, l'androide 17. E per ottenere la vera perfezione, l'unico modo è... è assorbire quella gran troia. Quindi, ricapitolando, tu ottieni l'androide e io ottengo un degno sfidante. Oh, puoi fidarti di me, Vegeta. Ti assicuro che otterrai tutto ciò che ti sei meritato. Oh, 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 minaccioso. Non lo farebbe mai. C16 non lo farebbe mai, vero? Tu non lo faresti? No! Chiedo scusa, di cosa stiamo parlando? Ehi, è quello carino. Era nascosto lì. Aspetta, cos'è quel co... Oh, mio Dio. Ah, ciao! Ehi! Sentite, io posso chiedervi un favore? Certo! Vi prego, non uccidete nessuno! Aspetta, tu... Non se ne parla! C16! Son Goku è una persona, pertanto Son Goku è qualcuno, pertanto non se ne parla! C16, calmati, te lo trovo io un Goku! Me lo prometti? Sì!
Procedi. Ok, ora ascolta. Non avevamo intenzione di uccidere nessuno. A parte Goku. Finora non abbiamo ucciso proprio nessuno. In effetti, l'unico che vogliamo morto in questo momento è Cell. Anche Goku. Ah, meno male, questo rende tutto più facile. A quanto pare mi devi degli zeni. Oh no. Allora cosa ha combinato Krilli? Ha rotto il telecomando. Ha fatto cosa? 20 ore della mia vita buttate nel cesso, accidenti a lui! Forse anche il resto della tua vita se ci si mette anche Vegeta. Ma io non riesco a capire, doveva solo premere quel pulsante e far esplodere la ragazza. Ah ok, ora è tutto chiaro. Non ho capito. Non posso crederci, ha messo a repentaglio la vita di tutti gli abitanti del pianeta per del cyber sesso! Non mi sono quasi ammazzato di Kiko-ho perché si facesse una sveltina! Oh, che schifo. Oh, cavolo. Ecco, come dire, è stato molto dolce da parte tua, ma forse non avresti dovuto distruggerlo. Cosa? Perché? Vegeta, questa è la sola occasione che ti capiterà. Se ti fai sfuggire C-18, non avrai l'opportunità di affrontarmi al massimo della mia potenza. E diciamoci la verità, sul serio credi che Goku possa darti la sfida che meriti davvero? Sai, amico, la cosa buffa è che so che vuoi fregarmi, però hai ragione, è tutta tua. Oh, grazie mille, Vegeta. Credimi, sta per accadere qualcosa di grandioso. Oh no, accidenti a quel bastardo! Insomma, cosa ha combinato, Vegeta? Permette a Cell di assorbire C-18. Beh, pare non abbia vinto nessuno. Tecnicamente ho vinto io. Mi dovete degli zeni. Cell ci ammazzerà tutti quanti! Ma che bravo, hai messo tutti di malumore. Vedi di sbrigarti. Il moccioso deve essere a nanna per le 7, se no si mette a frignare. Bene, siccome a quanto pare sono l'unico tra noi con un po' di buonsenso, io dico assolutamente no. Ma come, non ci arrivi? Ti sta rifilando tutto ciò che vuoi sentirti dire. Sta cercando di fregarti. In realtà non ho mai detto bugie da quando sono arrivato. Questa faccenda non ti riguarda più, Cell. A voglia se mi riguarda. Bimbo, non costringermi a fare quello che farebbe un padre! Sarebbe una bella novità, sai? Oh oh oh. Ma insomma, Vegeta, non vorrei mica startene l'impalato con... E ora che succede? Oh, oh no! Aspetta, ma quello è Krill! Ce l'hai il detonatore? No, ma... perché? Lui, perché? Ma l'androide, Krill! Rotto telecomando, ma può diventare perfetto! Rotto! Perché? Ma perché 20 ore? Si può sapere che cazzo di problemi hai? Ma guarda, c'è Trunks! Ho detto assolutamente no! Vegeta aveva ragione! Questo ragazzo è forte quasi quanto papà! Senti, se hai tanta voglia di fare a pugni, aspetta che mi sbarazzi di lui! Ignoralo e basta! Krilli, porta via gli androidi! Fallo subito! Non me lo faccio dire due volte! Anzi, neanche una! Andiamo! Va bene, C-16, muoviamoci! Ma mi ero appena messo comodo! C-16! E soprattutto, Cell vuole soltanto te! Io vi rallenterei! Andate! D'accordo, ma dopo torno a prenderti! Ti stai comportando da eroe! Anche tu! È fuori dalla tua portata, anatroccolo! Ehi, senti, so che non è il momento più adatto, ma... ecco, ti vedi con qualcuno? Direi di sì! Eccoti! Vegeta! Trunks mi sta dando fastidio! Impara a condividere, marmocchio! Così va meglio! Allora, C-18, non mi piace vederti in compagnia di altri uomini! O in questo caso, mezz'uomini! Sì, perché sono basso, già, certo! Perché non lasci in pace la ragazza? Andiamo, C-16, non essere tanto geloso! È il nostro destino! E questo lei lo sa! Insomma, guarda com'è vestita! Praticamente sta implorando che io l'assorba! E va bene! Questa è la goccia che fa traboccare il vaso! Vuoi ballare, fustacchione? Balliamo! Oh no, chi se lo sarebbe aspettato? Dicevo... Ah! Ma davvero? Dolce focaccina la cannella! Non cambiare mai! Ah! Trallallero, trallallà, un bel colpo, eccoti qua! Adesso basta! È ora di farla finita, padre! Oh, che stai facendo? Cosa sto facendo? Mi stai intralciando? Ti sto intralciando! È così?
Sai che ti dico? Sì! Oddio! Se avessi il naso, mi sa che ormai si sarebbe rotto! Oh! Oh no! Lasciala subito in pace, ho giuro che... No, dolce anatroccolo, non è giunta la tua ora! Calcio futuristico! O ti fai esplodere o te ne vai, a te la scelta! Sì, va bene. Spero che tu sappia che ora è guerra! Dov'è Vegeta? Forza, C16, muoviti! Scusa, perché sei ancora qui? Ricordi quello che ha detto C17? Siamo i tre moschettieri. Beh, più che altro, i due leocorni a questo punto. Senti, lascia fare a me. Non sarà molto utile, ma ho braccia forti. Se sopravviviamo, mi farò quel 1,20 m di uomo. Ah, un nuovo sentimento. Orgoglio verso qualcun altro. Sfortunatamente, però, è oscurato da tutto questo implacabile furore! Ok, le cose non stanno andando per il verso giusto. Aspetta. Tenshing mi ha cacciato in questo vespaio. E adesso Tenshing mi aiuterà ad uscirne. Oh, hey! Ho rimandato troppo a lungo la cosa e non riesco più a trattenermi. C18! Sto venendo. Colpo del sole! Il furore mi acceca! Bene! Spero proprio che ti piaccia! Non gli permetterò di toccarti! Sta dietro di me! C16! Sì! Proteggi il piccoletto! Affermativo! No! 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 Sì! Ehi! Io le aure non le percepisco, però questa la percepisco e come? Scusate, che significa? Siamo fottuti! Patetici, i vostri occhi impauriti, e come estinzione di voi tutti parassiti, R di rivoluzione che finirà in TV, F per quanto siete fottuti, e soprattutto tu. E come eccentrico, sentite che canzone, doppia T per troppo tardi, dol via la distruzione, oh come l'orrore che vi travolgerà. Mi chiamo Cell Perfetto e dico a tutti voi, ehi là. Finora non abbiamo ucciso proprio nessuno. In effetti, l'unico che vogliamo morto in questo momento è Cell. Anche Goku. Ah, meno male, questo rende tutto più facile.